Zombie apocalypse. Buongiorno ragazze, ciao a tutte, ciao a tutti, nuovo video barra vlog, chiacchiericcio, come state? Allora, niente, stavo andando a fare l'analisi ma non ho trovato nessuno per fare gli analisi e quindi l'analisi del sangue, intendo dire, sì, ma va. E non ho trovato nessuno, quindi sono tornata a casa. Sono tornata a casa e ho fatto la mia bella colazioncina. Adesso ho voglia di parlare un po' con voi. Niente, sto facendo colazione ma non bevo in diretta con voi perché non è il caso di bere in diretta con voi. Mi sto prendendo questo latte qua della Parmalat, vedete? Questo non si vedrà mai, una mazza, ma vabbè. E sto facendo colazione. Ecco qua la mia bella tazza di latte che ovviamente, vi ribadisco, non berrò con voi. Perché so che ho capito che è orribile bere in video su YouTube. Vabbè, ci sono i video mukbang, ma io video mukbang non li farò più perché ho visto che lo so, hanno un sacco di tot di visualizzazione, ma a me i video mukbang non mi fanno impazzire, non mi piacciono, cioè mi piacciono ma fino a un certo punto, perché li trovo un po' nì, insomma. Non, sì, vabbè, sembra che li sto criticando e in effetti è quello che è. Però video mukbang non, o mukbang, come le voglio chiamare voi, mukbang si chiamano, correggetemi se sbaglio qua sotto i commenti. PS, se non sentite musica sottofondo, ci proverò a mettere musica di sottofondo per non annoiarvi. Però, raga, io Lady Thing sono una frana, già lo dico, sono una frana, però voglio tentare lo stesso fare i video con la musica in sottofondo perché ho visto che i miei video hanno poco riscontro se non metto musica in sottofondo, se non faccio video interessanti, non lo so ragazze, ditemi voi perché io sinceramente, trovo che i miei video siano poco di interesse, specialmente, oh scusate, stavo per bere, non devo farlo. Trovo poco utile i video che ricci se non hanno una musica di sottofondo, appunto. Quindi, che dire, niente. Spero che a voi questo video vi possa interessare perché ho molto altro da raccontarvi, oltre che il nulla cosmico, come so dire. Che vuol dire? Che significa nulla cosmico? Che... come dire, che non ho nulla da dirvi, però invece in realtà avrei da dirvi. Allora, sono andata a bussare lì alla guardia medica, non vi era nessuno. Ho provato a insistere più volte, appunto, non c'era nessuno, sono tornata a casa. Nel frattempo sono passata a prendere il pane e niente, quindi nel frattempo mi ho fatto anche una bella storta, se non l'avete... se non ve l'ho detto ve lo dico adesso, ho fatto una bella storta. Sì, non mi sono fatta molto male, però un po' mi fa male, non molto. Perché io sono un po'... sono tosta, non mi faccio male facilmente. Solo quando si tratta del ginocchietto, se io metto male troppo il piede, allora sì che il ginocchio le risente. Ma stavolta non so se chiamarmi una ragazza dalle sette vite come i gatti. No, vi giuro, sarò stupida, sarò cretina, quello che volete voi, non lo so, però non lo so, mi sento strana perché ovunque vado, se prendo una mezza caduta non faccio male, vabbè, ora voglio fare gli scongiuri, però veramente, guardate, non sono riuscita a cadere male, per fortuna, perché potevo andarmi di peggio. Voi direte, perché voglio cadere male? No, non voglio cadere male, per l'amor di Dio. Però, dai, c'era un marciapiede che non ho guardato bene. Dove c'era un marciapiede, non ho guardato bene. E quindi, vabbè, no comment. Stavo cadendo proprio brutalmente. Comunque, a parte questo, volevo dirvi come mi è andata la settimana. Mi è andata piuttosto bene, ma bene non vuol dire benissimo, perché, raga,
che stressante questa settimana, allucinante proprio, ma anche la domenica non è andata bene per niente, vabbè, no comment. No, non mi è successo nulla di grave, che non ho voglia di raccontarvi, vabbè, come suol dire, i panni sporchi si lavano in casa propria, perché è la verità. Voi direte, ah no, adesso hai nascosto, hai tirato il sasso e nascondi la mano, non si fa così. Cosa ti è successo? Raccontaci a noi. Non mi va, ragazze, preferisco tenermelo con per me, perché sinceramente non voglio raccontarvi troppe cose, quindi non mi voglio neanche far preoccupare, ma non voglio neanche tenervi troppo sulle spine. Quindi preferisco stare zitta e chiudere la bocca ogni tanto. Quindi no, non è successo nulla di grave, è che sono stanca, tutto lì, sono troppo stanca, non per fare video, sono stanca perché anche facendo le cose di casa mi stanco troppo facilmente. E poi tra l'altro tra un po' ho preso appuntamento dall'estetista, anche lì mi stanca tantissimo perché devo fare la ceretta, anche perché la ceretta, ragazze, non potete capire voi quanto mi noia, però devo farla, e bisogna farla la ceretta, perché se no veramente si è sporchi e zozzi, non so come si dice, vabbè, si è troppo disordinati. Io non è che ho molti peli, però stendiamo un pelo pietoso che è meglio. Comunque niente, sì, vabbè, sulle braccia potete capire che ne ho un bel po', sì, ne ho tantissimi, però non vi voglio troppo scandalizzare, è così. Quindi non lo so, ragazze, boh, non, questa settimana è andata bene ma non benissimo, però perché più faccio faccende di casa, le faccende domestiche, più vado a fare commissioni, vado a pagare le bollette, che è cosa semplicissima e normalissima, e più mi stanco anche lì, perché ci si mette anche la voglia di non fare. Io ho tanta voglia di fare, dico sempre nei video, ma in realtà nella mia privacy, ovvero nel mio privato, si capisce benissimo, e voi scoprirete che non ho tutta questa granché voglia di fare, perché è la verità. E quindi c'è il cascarasino lì sempre. Voi direte, ma c'è voglia o non c'è voglia di fare le cose che ci sono da fare? Sì, ne ho voglia, ma non tanto, quindi va scemando la voglia. Non, quando voglio aiutare mia nonna, poi sì, non lo so, c'è quel non di voler aiutare, di voler far, sì, di voler far fare tutto agli altri, e non è giusto così, non è bello, e da idioti, da ipocriti e anche da egoisti, perché lo so, poi io sono fatta così, con le mie patologie che ho. È la verità, sono strana, sono stupida, non sono stupida ma in un certo senso sì, perché pretendo troppo e voglio troppo, e questo non mi porta a nulla, e lo so già. Voi direte che lo so che sto ragionando bene, ma però quando si iniziano i fatti veri, quando cominciamo con i fatti veri, si salvi chi può. A cosa mi riferisco? Anche lì non ve lo voglio dire, perché i panni sporchi, come so dire, si lavano in casa proprio. Non voglio dire troppi fattacci miei. Sì, lo so, si fa di mezzo che poi si scoprono troppi altarini miei, e quindi altarini miei preferisco tenermeli privati, che è meglio, lasciamo stare. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando delle mie patologie. Non ve li voglio vedere tutti, perché poi YouTube mi viene contro, quindi lasciamo perdere, come si dice qua in Sardegna, lasciamo perdere, è meglio, lasciamo perdere è meglio, perché quando uno scopre troppo, poi il troppo storpia e alla fine nessuno ti si caga più, come si può dire, nessuno, scusate la parolaccia, ma la verità, il francesismo, però il troppo a volte non va bene, quindi meglio evitare. Voi direte, ma perché non ci dici di cosa stai parlando? Ve l'ho appena detto, delle mie patologie. Se vi dico troppo, poi qua scoppia un pandemonium che non ce n'è per nessuno.
Quindi niente ragazze, evitiamo che è meglio. Lo so che vorrete sapere di cosa sto parlando, ma ve l'ho appena detto, ma che patologie hai, che no, quello non hai? Preferisco non dirvele, perché non sono un dottore, primis, e tutte le mie patologie, anche se me le ricordassi, ma ne lascerei per metà, ve le direi per metà, quindi non sono un dottore, quindi voglio evitare di farmi autodiagnosi che non ho, e anche quelle che ho, preferisco non rivelarvele. Perché è meglio così, ragazze. Non vi voglio dettagliare troppo. Non vi voglio troppo dettagliare. Non voglio troppo far bene il malumore. Questo canale di make up, allegria e non di stupidate. Vabbè, make up non è una stupidata. Sarà una cosa frivola, quello che volete voi. Però ci tengo a non avere troppo. Cioè, ci tengo a non essere troppo noiosa. Già sto noiosa di mio. Sia nella vita privata, reale, che nella vita virtuale. Figuriamoci a parlarvi di stupidate, come le mie patologie, che non se ne vede nessuno. Non se ne frega nessuno, non se ne frega. Beh, ragazze, io in realtà volevo dirvi che adesso tra poco chiudo, perché vi ho raccontato nulla, poco e nulla. Quindi le analisi alla fine non le ho fatte, le farò, rimanderò a breve di rifarle perché le devo fare per forza. E che analisi devo fare? Analisi del sangue ovviamente e di altre cose che devo fare, cioè analisi delle urine, tutte queste cose qua. Raga, è inutile che ve le sto a dire, tutti facciamo le analisi qua, nessuno sfugge. Tutte, ogni tanto quando bisogna fare le analisi, aiuto, se riesco a parlare. Bene, ciao, like o dislike, quello che volete voi, e a presto, ciao. Zombie apocalypse.